Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di EducaPlay, che è una piattaforma online per creare attività didattiche interattive multimediali tramite la creazione di giochi, quiz ed esercizi. Successivamente sarà possibile condividere con altri utenti queste attività, pubblicandole online e somministrandole quindi appunto a studenti o altri utenti e controllandone poi le rispettive risposte. Si tratta di un'applicazione freemium che consente l'utilizzo di un pacchetto base gratis, ma la possibilità di abbonarsi anche ad altri pacchetti a pagamento che chiaramente mettono a disposizione funzionalità supplementari. Si tratta di un'applicazione la cui registrazione è obbligatoria, quindi è obbligatorio registrarsi tramite il tasto Crea un account gratis. Appunto, nel momento in cui si effettuerà la registrazione, quest'ultima sarà totalmente gratis e solo poi in un secondo momento si potrà in caso accedere ai pacchetti a pagamento. L'applicazione inoltre non è disponibile in lingua italiana, solo in inglese, in spagnolo e in francese. Ora andremo a effettuare la registrazione. Sarà possibile quindi registrarsi tramite account Facebook, Google oppure Windows Live, oppure registrarsi tramite la propria mail. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile visualizzare la seguente schermata. Questa è la dashboard del nostro account in cui ci appariranno le attività da noi create. In questo caso potremo già vedere un'attività creata che consiste in un cruciverba che sarà possibile in caso modificare o cancellare. Dalla dashboard potremo accedere anche a una serie di altre funzionalità, come per esempio nel menu a sinistra potremo vedere appunto le nostre attività oppure le attività preferite qualora appunto le avessimo salvate sotto i preferiti oppure le nostre collezioni qualora appunto le avessimo raggruppate in base appunto a una collezione specifica oppure accedere ai report da cui potremo accedere anche qui. Nella sezione statistiche generali sarà possibile visualizzare i risultati generali delle nostre attività, filtrandoli per mesi, settimane oppure giorni, oppure nella sezione custom sarà possibile selezionare un periodo di tempo secondo cui noi vorremmo andare a visionare i risultati delle nostre attività. E qui ci comunica che con la nostra licenza corrente, quindi con il nostro account gratis, potremo selezionare i risultati riguardanti solo 3 mesi. E se nel momento in cui volessimo visionare i risultati per un periodo più prolungato di tempo, invece dovremo passare alla versione a pagamento. Per quanto riguarda invece i report delle attività, in questa sezione potremo andare a visualizzare i risultati di una specifica attività andandola a selezionare in questa barra di ricerca. Allo stesso modo funziona i report degli utenti, potremo selezionare un utente specifico e poi visualizzarne i vari risultati e allo stesso modo funziona i risultati per i gruppi. In questa sezione invece potremmo visualizzare i nostri risultati, filtrandoli sempre per mese, settimana o giorno, oppure sempre in questa sezione andare a selezionare un periodo di tempo, ricordando che appunto con l'account gratis sarà possibile selezionare solo 3 mesi in cui appunto potremo andare a visualizzare i risultati. Ok, ritornando alla dashboard principale. E proseguiamo illustrando le altre voci, quindi in questo caso questa sezione si riferisce ai messaggi, ai nostri messaggi, queste invece alle notifiche e in questa sezione invece sarà poi possibile modificare le impostazioni del nostro account oppure effettuarne il logout. Ok, andiamo ora a visionare come si costruisce
una nuova attività. Selezionando sull'apposita voce New Activity, ci apparirà la seguente schermata. Qui dovremo decidere il tipo di attività che vorremmo andare a creare, selezionare la lingua di riferimento, attribuirne un titolo, una descrizione e poi successivamente in questa sezione in basso dovremo decidere il corso, quindi se ci stiamo riferendo, andando a creare questa attività, se ci stiamo riferendo a una scuola dell'infanzia, a una scuola primaria, a una scuola secondaria di primo grado o a una scuola secondaria di secondo grado. Nel momento in cui avremo selezionato il corso, dovremo andare a selezionare una specifica materia, per cui appunto stiamo andando a realizzare questa, attività. Ok, ora per decidere il tipo di attività che vorremmo andare a creare, è necessario sapere che ci sono 16 attività possibili che EducaPlay ci permette di creare. Qui sarà solo possibile selezionarle, ma per vederle nello specifico basterà cliccare su tipi di attività quassù in alto, cliccheremo e ci aprirà la seguente schermata. Appunto, riguarda un'illustrazione delle varie attività che appunto EducaPlay mette a disposizione. Selezionando su, per esempio, quiz, sarà possibile visualizzare una piccola presentazione e anche un piccolo breve video tutorial di appunto presentazione dell'applicazione. Perfetto, dopo aver compilato i vari campi, basterà cliccare su Next e si aprirà la seguente schermata. Schermata che si riferisce all'editor di configurazione delle nostre attività. In questo caso, nello specifico, l'attività che abbiamo scelto, quindi il quiz. Qui poi sarà possibile modificare le varie voci che noi siamo andati a selezionare prima, sarà appunto possibile modificarle in qualsiasi momento. La maggior parte delle voci dell'editor di configurazione delle attività si riferiscono a coloro che hanno un account premium. Invece le voci che sono modificabili da tutti, anche da chi appunto ha l'account gratis, sono le seguenti, quindi qualsiasi indicatore che abbia la voce edit o add. Una volta che andremo a generare appunto il nostro quiz, la barra indicatrice, che ora è puntata verso il rosso perché appunto non stiamo soddisfando, non sono state ancora soddisfatte tutte le condizioni di realizzazione del quiz, andrà poi progressivamente a puntare verso il verde. In questo caso potremo capire che il nostro quiz, la nostra attività sarà pronta. Quindi nel momento in cui la progettazione della nostra attività sarà completata, sarà poi possibile pubblicarla tramite il tasto Publish Activity, oppure potremo condividerne il link o condividerla su account social come Facebook, Twitter e Google. Ok, quindi poi ritornando alla nostra dashboard, una volta che avremo progettato le nostre attività, appunto come dicevamo prima, queste appariranno nella nostra dashboard e sarà possibile modificarle o cancellarle in qualsiasi momento. E come ultima cosa andiamo nella sezione gruppi e selezionando i miei gruppi potremo appunto visualizzare i gruppi che abbiamo creato nel momento in cui vorremmo crearne uno nuovo, basterà cliccare su Crea un nuovo gruppo. Allo stesso modo funzionano i ticket, ovvero in questa sezione sarà appunto possibile aggiungere gratuitamente dei ticket, quindi andando a selezionare il numero appunto che vogliamo crearne, cliccando poi su Add Free Ticket. E a che cosa servono questi ticket? Servono a indicare dei codici che appunto poi saranno attribuiti, saranno dati
degli utenti per appunto andare a partecipare alle nostre attività senza che questi debbano per forza effettuare la registrazione. Il video tutorial è terminato. EducaPlay è un'ottima applicazione per poter giocare e imparare contemporaneamente. Buona giornata a tutti.